Si chiama Italiana, la quarta sinfonia di Mendelssohn, in realtà è la terza in ordine di composizione, in realtà non la scrisse in Italia, la scrisse a Berlino e fu presentata invece a Londra per la prima volta con grande e trionfale accoglienza. Beh, insomma, Mendelssohn si capisce da queste triangolazioni geografiche che era un compositore estremamente cosmopolita, curioso di conoscere tutto quello che accadeva in Europa e però dall'Italia trasse grandissime sensazioni e suggestioni, tali da giustificare la stesura di una sinfonia, forse la più famosa di Mendelssohn, sicuramente la più eseguita. È un omaggio all'Italia? Sì e no, è un diario di viaggio in qualche modo, è il condensato di tutto quello che ha raccolto in Italia, soprattutto a Roma, e che poi viene trasferito in musica, ma l'operazione non è immediata. Mendelssohn prima viaggia, poi torna a casa e sulla base dei ricordi scrive una sinfonia che poi viene chiamata Italiana proprio in omaggio a quei ricordi. Quindi è una sorta di diario postumo di un'esperienza artistica e sensoriale. Questo ci dice anche che, insomma, nel 1830 se uno viaggiava, se uno aveva la fortuna di viaggiare, ed erano pochi all'epoca a farlo, insomma, aveva due modi o tre per eternare quelle sensazioni: o scrivere dei diari, o dipingere, o scrivere musica. Mendelssohn, ovviamente, anche se sapeva dipingere in maniera amatoriale, sapeva scrivere musica, lo sapeva fare benissimo. Questa è una sinfonia che ascolteremo il 24 di settembre durante il concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI al Teatro Coccia. Thank you.